Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film che attualmente si trova nei cinema italiani, che è Sara e Salim, opera seconda di Mawhoyad Alayan, e spero di averlo pronunciato correttamente. Ne parlo molto volentieri con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Ciao Giulio, buona giornata a tutti quanti. Allora, partiamo subito col film. Il film, ti dico subito una mia definizione, è un moderno Romeo e Giulietta ambientato tra Israele e Palestina. Sbaglio come definizione o è appropriata? No, non è proprio, no, non è proprio così. Nel senso che Sara e Salim sono in realtà amanti, nel senso che entrambi hanno un matrimonio alle spalle. Quindi non è che ci sono due famiglie che li dividono, sono proprio due amanti che di nascosto, però appartengono a due popoli in lotta tra di loro, quello sì, perché Salim è palestinese e Sara invece è ebrea. Lei è sposata tra l'altro con un militare, dell'esercito israeliano. Lui invece è sposato in attesa di un figlio. Lei ha un bar, lui le porta il pane e i due si conoscono e hanno questo amore che li unisce. Però ecco, non è un moderno Romeo e Giulietta, ecco, è un film che invece va a scandagliare altre cose. Tra l'altro è tratto anche questo da una storia vera. Già, le storie vere che ci piacciono raccontate al cinema sempre più di moda, segno che il biopiccolo, la biografia o l'evento reale appassiona sempre di più il pubblico. Abbiamo detto che è un'opera seconda, un film drammatico, sentimentale, dura ben 2 ore. Anzitutto diciamo come opera seconda com'è che è Beh, no. sempre quella più difficile l'opera seconda perché Ma ecco, bisogna. io il primo non l'ho mai visto, il primo film della coppia, perché loro sono una coppia, Mujahed Alayan e Rami Alayan, sono due fratelli. Sono due fratelli che hanno realizzato un film che è stato premiato in tantissimi festival, il film era Love, Tax and Other Entanglements, però non è mai stato distribuito in Italia. No. Salim, ci ha messo un attimino perché noi l'abbiamo visto in anteprima, se non ricordo male, ottobre-novembre, Sì. e poi è arrivato nelle sale solamente adesso. Anche qua è stato premiato in diversi festival e poi finalmente è riuscito ad arrivare. Ma ti dico una cosa: secondo me è un film molto, molto bello perché è realizzato molto bene. È un po', e probabilmente la distribuzione ha atteso ancora un attimo, ha atteso un po' rispetto a. Per portarlo proprio nelle sale italiane, perché il film ricorda come atmosfera, come struttura, l'insulto, film che avevamo visto Un anno e mezzo fa circa. un anno e mezzo fa ed era stato anche candidato agli Oscar, film molto bello. Cioè, che cos'è che accomuna due storie che sono diverse tra di loro? Cioè, un fatto estremamente privato che riguarda due persone, là era un insulto. Tra due persone, e qui invece è una storia di un amore abusivo, diciamo così, che diventa poi invece un fatto pubblico, cioè il fatto che uno sia un palestinese e l'altra un'israeliana finisce di essere solamente un affare privato, ma diventa invece un affare pubblico, perché è questo un po' il succo del film ed è quello che rende il film molto molto particolare. Questa capacità di giocare con i due piani di narrativi e giocare anche con delle, come si può dire, anche dei termini di racconto che sono un po' diversi, nel senso che c'è il dramma, c'è sicuramente molto amore, ci sono delle bellissime scene di sesso tra i due che sono realizzate veramente molto bene. E poi invece c'è anche una certa ironia. Che pervade per una certa parte del film, appunto, la storia. E poi c'è una rivalsa molto, molto femminile che chiude questo bel film.
Il cast come sono all'altezza di quest'opera seconda del regista? Come hai trovato la sintonia fra di loro? Una sintonia. Sono tutti quanti molto bravi. Sara e Salim, i personaggi, i due attori sono veramente molto bravi. Intensi, lei ha un bel volto, anche lui ha oltre a una bella faccia, un bel fisico, quindi riescono ad esprimere queste due parti, cioè la carnalità del rapporto e la sensualità anche delle cose. La moglie di lui è molto brava, un bellissimo personaggio. Insomma, sono bellissimi, sono molto belli, sono tratteggiati molto bene, ma è soprattutto ben diretto. Questo è un film dove, ti dico, ci sono tante strutture narrative, molti diversi piani sentimentali e soprattutto, mi piace molto questo privato, questo politico, questo pubblico che si intersecano. Sì, tra l'altro notiamo, facciamo una constatazione, che l'argomento Israele-Palestina, oltre a far parte delle purtroppo cronache giornaliere dei telegiornali, è sempre di attualità, ma anche il cinema sta dimostrando grande sensibilità, perché negli ultimi, non dico tanto, 10 anni sono arrivati al cinema circa una quindicina di film che trattano l'argomento, segno che il cinema non vuole solo intrattenere, ma vuole anche, come dire, informare, far conoscere. E volevo chiederti, la sensibilità dei registi è molto reale, concreta, o tende a romanzare il tutto? Ma no, dietro c'è una struttura, una sceneggiatura bella solida, e ti dico, un po' di romanzato c'è, però in realtà è una storia reale, vissuta ai giorni nostri, ben calata nella realtà israelo-palestinese. Certo. Tutto quanto viene strutturato, no? In modo, viene scritto per essere portato al cinema e quindi c'è un buonissimo lavoro di sceneggiatura. Rami Alayan è lo sceneggiatore, mentre Mujahed Alayan è il regista e i due lavorano veramente in grande sintonia perché uno riesce a mettere quello che manca all'altro. Quindi è un ottimo lavoro quello che viene fatto, anche il lavoro della fotografia, la città e i momenti sono ben illuminati. No, io l'ho trovato veramente un bellissimo film, un film che ti dico emoziona, ma anche ha questa sottile ironia che lo pervade e che soprattutto nella parte finale diventa un po' la nota politica. Del regista e dello sceneggiatore ha una storia che invece, come ti dicevo, è prevalentemente privata. Ottimo, quindi possiamo dire che a Cinitevilandia Sara e Salim è piaciuto molto, lo consigliamo. Per questa recensione è tutto. Grazie come sempre, Pierpaolo, e mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube di Cinitevilandia.